Una squadra che ha rinunciato a vincere il campionato per onorare la chiamata in guerra della propria nazione. Un presidente che si è presentato dichiarando di voler vincere la Champions League e quasi 150 anni di storia. Le Heart of Midlothian sono la squadra con più storia tra quelle che partecipano a questa edizione di Conference League. Siamo stati nei luoghi e nella storia degli Hearts di Edimburgo, nello stesso anno in cui i Maroons tornano ad affrontare una squadra italiana, la Fiorentina, che è nello stesso girone di Conference. 32 anni dopo l'ultima italiana, il Bologna. Lui è Derek, uno dei membri del Lombardia Hearts Supporters Club. Ciao Derek. Ciao, piacere. Innanzitutto spiegaci perché parli italiano, perché c'è già un legame tra l'Italia e gli Hearts, giusto? Yes, Firenze is twinned with Edinburgh, and so many years ago I went across on a school exchange. The first time I was in Florence, I was just beside the stadium, and I was with some Italian friends, and I saw some graffiti on the wall, and it said Ravanelli a Firenze, sì, ma solo a Trespiano. And I couldn't understand, and I said to my friends, what does this mean? Why would there be a problem signing Ravanelli? And my Italian friends explained to me very clearly that the hatred between Juve and Fiorentina, and after that I understood that what Trespiano meant and the importance of Trespiano to Florence. So I think I quickly understood the passion of the Fiorentina fans. Perché Trespiano è il cimitero di Firenze. Esattamente. Da questo lato di Edimburgo c'è una sete atavica di riscatto europeo. L'ultima volta, nel 2016, finì con l'umiliazione, fuori ai preliminari di Europa League contro i maltesi del Birkirkara. Volley's off Rossi, real smash, now it's in a volley into the top corner. Birkirkara lead. E uscirono da Tynecastle con la vittoria più prestigiosa della loro storia. Ma la storia degli Hearts parte da molto, molto più lontano. Siamo davanti a St. Giles Cathedral, siamo arrivati in un momento abbastanza storico, da qui passerà il feretro della regina Elisabetta II, ma di fronte alla cattedrale c'è un mosaico che è quello che poi è sulle maglie degli Hearts, The Heart of Midlothian. Era il luogo esatto dove c'era il palazzo, l'Old Tolbooth, il centro amministrativo della città, quello dove prima venivano riscosse le tasse, successivamente è stata la prigione della capitale scozzese, il luogo dove venivano eseguite le pene capitali, un luogo reso iconico anche da Walter Scott con il suo romanzo The Heart of Midlothian. Questo è stato anche il nome della discoteca i cui ragazzi hanno poi dato vita alla favola degli Hearts. Eccoci qua, il luogo dove sono nati gli Hearts. Adesso non esiste più, ma un tempo qua, a quest'angolo di Holyrood Road, c'era The Heart of Midlothian Quadra Assembly Club, la discoteca, la sala da ballo, i cui ragazzi sono diventati membri ufficiali degli Hearts. Forse stufate di giocare a cricket, hanno voluto provare a metà del 1800 questo nuovo gioco del football. A raccontarlo sono le cronache dell'epoca. Un giornale, The Edinburgh Evening News, racconta che i ragazzi del club, forse stufati di giocare a cricket, vanno proprio da un giocatore di cricket e gli chiedono in prestito un pallone da football rudimentale, si intende. Vanno negli East Meadows, i campi qua vicini che poi saranno il primo campo degli Hearts, e iniziano a giocare a pallone fino a quando il pallone non scoppia. Welcome to the Meadows, questo è il primo campo della storia degli Hearts, in realtà condiviso anche con altre squadre, però possiamo definirlo il primo stadio della storia del club di Edimburgo. Proprio qua si è giocato anche il primissimo derby di Edimburgo tra gli Hearts e gli Hibernian. Era il 1875, gli Hearts avevano appena un anno di vita e i loro rivali, gli Hibernians, si erano creati da poco come il primo
club di immigrati irlandesi, prima ancora della nascita del Celtic. Le cronache dell'epoca raccontano che gli Hearts partirono per i primi 20 minuti senza tre uomini che erano in ritardo, probabilmente avevano impegni loro, dato che, lo ricordiamo, siamo in pieno calcio amatoriale, e lo testimonia il fatto che qui in Scozia, per esempio, il Queen's Park di Glasgow è rimasto con questo status di club amatoriale fino al 2019. Ma nonostante per i primi 20 minuti senza tre uomini, gli Hearts portarono a casa il primo derby di Edimburgo della storia, vincendo per 1-0. Hearts contro Ibs, le radici scozzesi e gli immigrati irlandesi. I temi storici dell'Old Firm di Glasgow si ritrovano anche nel derby di Edimburgo. The last trophy was in 2012 when we beat Hibs, and we beat Hibs 5-1. So this is one of the most exciting moments of our history, because obviously Hearts and Hibs are big rivals, and for us to play them in a Scottish Cup final, it hadn't happened for a very, very long time, and so it was the most stressful game I have ever been to as a supporter. The state before we built the stand here, it was like in Florence, where you had an open tiered terracing, what we call it. Okay. So when people would stand, so the stadium only came up to about this height. You could stand up to it. So when I was a child, I always wanted to buy one of these flats, so I could hang out the window at 3 o'clock in the afternoon and watch the game. Qua siamo a Tynecastle, non siamo nella curva dei tifosi più caldi, e dall'altra parte. Ma ci racconti la tua prima volta qua a Tynecastle, cosa ti ricordi? My first time. I don't remember my first time, but I remember the most famous game was the Bayern Munich game when we beat them, and I was sitting in the old main stand here. And Tynecastle is a very small, kind of tight stadium, so the supporters are right beside the pitch, and so there always is a really buzzing atmosphere, especially on a European night, a European game. When it's dark and the floodlights are on, the stadium is really bouncing, and I always get the hairs on my neck stand up in those types of games. L'ultima italiana prima della Fiorentina ad entrare a Tynecastle era stato il Bologna nel 1990, secondo turno di Coppa UEFA. La squadra di radice per la prima mezz'ora venne tritata dagli Hearts. A salvare la faccia e il risultato, l'unico gol rosso-blu di Notari Stefano. Situazione ribaltata al Dall'Ara, 3-0 Bologna e rosso-blu avanti in UEFA. Quella stagione però per i bolognesi finì con l'ultimo posto e la retrocessione in Serie B. La notte europea più bella mai vissuta da queste parti, invece, fu la vittoria sul Bayern Monaco nel 1989. So back in 1989, at the same time that the English football teams were banned from playing in Europe, Hearts got to the quarterfinals of the UEFA Cup. And I was, at this point in time, I was 8 years old. And I remember going to this game with my dad. And as we left the stadium at the end of the game, we'd just beaten Bayern Munich 1-0 here at Tynecastle. And we left the stadium. My dad stopped me. Son, he says, you might not know this now, you won't understand this now, but you'll never forget this game, because it's not every day that we beat a team like Bayern Munich. Back in the First World War, they were trying to get people to sign up and to conscript to the army. And at that point, our team was top of the league. We were competing at the very top level, and these people were famous across Edinburgh and across Scotland. The team, because they were struggling to recruit people, one of the military came and said, "Look, could you sign up to the army?" And so a lot of Hearts players all stepped forward and said that they would sign up, and they did it very publicly in the centre of Edinburgh, and that then incentivised a lot of other people across Edinburgh to sign up as well. Unfortunately, it meant that the team, they were training, and so they weren't able to play at the highest levels, and then a number of them went overseas and unfortunately passed away. Porterò gli Hearts a vincere la Champions League. Con queste premesse, Vladimir Romanov si presenta all'agente di Edimburgo.
Nei primi anni 2000, gli Hearts, così come molti altri club scozzesi, versavano in serie difficoltà economiche. Il club si trovò obbligato a tagliare le spese, il monte stipendi dei calciatori e perfino a valutare una proposta indecente, quella di vendere il proprio storico stadio, Tynecastle. Ed è qui che entra in gioco Vladimir Romanov, un banchiere russo con cittadinanza lituana. Era emigrato in Lituania con la famiglia e qui vive gran parte della sua gioventù. Dopo aver prestato servizio per 6 anni nei sottomarini della Marina Militare Sovietica, con la dissoluzione dell'URSS, Romanov inizia la carriera nel settore bancario, fino a fondare Ukio Bankas, la prima banca privata della Lituania. E a dire la verità, i primi tempi della gestione Romanov sono folgoranti. Stagione 2005-2006, 8 vittorie nelle prime 8 giornate. Addirittura dopo 10 partite, gli Hearts sono ancora imbattuti, in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sul Celtic. Un sogno per i Maroons. Ma Romanov decide comunque di dare una scossa elettrica alla piazza. Esonera l'allenatore George Burley. I tifosi sono scioccati, si aspettano comunque un nome di grido. I papabili sono Kevin Keegan o Claudio Ranieri. Viene invece scelto Graham Riggs, reduce da una fallimentare parentesi all'Oxford United nella Serie C inglese. A marzo salterà anche la panchina di Riggs, ma nel frattempo gli Hearts riusciranno comunque ad arrivare secondi, alle spalle del Celtic e davanti ai Rangers, riuscendo nell'impresa, che mancava da 12 anni, di frapporsi tra le due squadre dell'Old Firm. Con il secondo posto gli Hearts strappano il pass per la Champions League. Può iniziare il glorioso piano di Vladimir Romanov. He had great ambitions, but and we had some great times under Romanov. We won the cup in Scottish Cup in 2006. We won the Scottish Cup in 2012. Despite that, we were almost in a position where the club was going to fold. Peccato che i Maroons debbano già lasciare al terzo turno preliminare, battuti nettamente con un 5-1 complessivo dall'AEK Atene. Finisce così la magra avventura Romanov in Champions. Dopo un'interminabile lista di calciatori fatti arrivare dalla Lituania e diversi allenatori esonerati in pochi mesi, gli Hearts entrano in amministrazione controllata con un debito di oltre 30 milioni di sterline. Per risanare i debiti di Romanov ed evitare la fine che giusto qualche mese prima era toccata ai Rangers di Glasgow, ovvero ripartire dal fondo del calcio scozzese, i tifosi degli Hearts si sono sporcati le mani in prima persona. In che modo? Costituendo The Foundation of Hearts, un vero e proprio movimento collettivo composto da 8.000 soci, che nel 2013 riuscì a rilevare l'80% delle quote del club e a salvarlo dalla bancarotta. Nella lunghissima lista di giocatori di nazionalità lituana portati in Scozia dalla gestione Romanov, ce n'è uno che è entrato per sempre nei cuori dei tifosi Hearts. Marius Zaliukas. So yeah, so Marius Zaliukas was our captain in 2012 when we won the Scottish Cup against Hibs. We had a lot of Lithuanian players that came in the Romanov era, but Zaliukas really understood the club and he was really passionate about the club, and you could see that when he won the Scottish Cup in 2012. And so he passed away of motor neuron disease, and so that was very sad for lots of Hearts fans, but he lives on in the memories of many people. The number 26 was his number, and that's a very important number for the club now. Proprio a causa della morte di Zaliukas, oggi gli Hearts non hanno uno sponsor sulle maglie, ma il logo dell'associazione che in Scozia supporta chi è affetto da SLA. Questa è la mentalità Hearts. Trofei pochi, pagine di storia talmente tante che ci puoi riempire uno scaffale, ma soprattutto tanto, tanto cuore, non solo sulla maglia. Argentinian supporters here who want to meet Batistuta. Is there somebody else you'd like to meet? And I was like, Rui Costa? He's like, yeah, okay, no problem. He's like, Manuel, come here. So we met Rui Costa, Torricelli, Delivio, Toldo, Robbiati. I like Robbiati. Robbiati, he was good. We went to the game on the Sunday and they played Salernitana and they beat them 4-0. 2 goals from Edmundo, 2 goals from Batistuta.